Ciao a tutti, bentornati su Antimeta, siamo i e che robe? Oggi portiamo l'unboxing del primo dei 5 mazzi Commander di avanzata delle macchine, carica di cavalleria. Vi ricordiamo come per gli altri video, arrivati a 100 mi piace, facciamo uscire subito il prossimo video, visto che ce ne sono tanti. Esatto, Questo è il Comandante Esper con Preminenza. Esatto, quello più interessante diciamo dei 5 e partiamo subito da lui. Ricordiamo che ci sono anche tante cose interessanti in questo... In questi 5 mazzi, perché ci sono anche le carte del Plane cheese. cheese, che è una variante di Commander Multiplayer, dove ci sono anche i piani, appunto, che rendono tutto un po' più caotico ma divertente. Esatto. Quindi, quindi, se riusciamo anch'io, che voglio farlo uscire dal lato più corto, cioè se è fatto lato stretto, se è lato, fatto a piramide, se è fatto a piramide, devo provare da sotto, non da sopra, eh già. E invece, ma si, sì, disfiamo tutto. Disfiamo tutto, basta che non disfiamo quello precedente. Ma con una mano lori. Ma guarda, eh, io non lo so, ma eh, pensavo che la plastica fosse più difficile da aprire, ma l'hanno fatta in un modo che caspita: la carta, non dico, pensavo che la plastica fosse più difficile da aprire della carta. Invece, ah, ok, della carta, ok. Ecco lì la carta. Qui abbiamo esiste. la busta con i piani. Qui abbiamo il suo scatolotto magico. un deck boxino. Carino, perché mi piacciono quelli che stanno in piedi dritti e non in orizzontale. Qui abbiamo i pezzettini di robe stracce, diciamo di robe stracce. Uh, c'è anche un dadino, eh certo, c'è il dado planare bellissimo perché come funziona, Princess? che una volta per turno, cioè diciamo, il giocatore potete... di turno, il giocatore può di turno. una volta gratis. Conciamo una volta gratis e pagare un mana e poi pagare un mana per la prima per la volta un successiva. Per la prima volta, due mana la seconda volta, cioè finché ha mana può pagarlo, però costa sempre uno in più. Tirando il dado se c'è questo non succede niente se c'è il simbolo Prince Walker si cambia piano se c'è il simbolo Chaos sì, parte l'effetto esatto. Chaos andiamo a vedere piano. subito ah allora sample pack e i piani andiamo a vedere i piani Allora, i princes, come vedete sono carte grosse il doppio delle altre sono quelle diciamo formato jumbo Come vedete il piano può essere o una carta fenomeno, come questa qui, che quando viene girata fa qualcosa e poi eh, la cambi, insomma. Rivelazione reciproca, quando incontri la rivelazione reciproca ogni giocatore pesca quattro carte. Oppure può essere un piano. Il piano quando viene girato ha un effetto passivo, e in questo caso la colonia di Orochi a Kamigawa... Ogni colto, una creatura che controlli infligge da una comattina a un giocatore, puoi passare in rassegna il tuo Grimorio per una carta terra base, metterla tappata, poi rimescolare. Questo effetto vale per tutti i esatto. giocatori. I piani solitamente stanno al centro del tavolo, e l'effetto vale per tutti: quindi, ogni creatura che controlli, il giocatore attivo, quando attacca, eh, farà rampare terra base tappata. Quando tiriamo col dado e ci esce Chaos, Chaos si attiva questo effetto. Ogni volta che si diffonde il Caos, una creatura bersaglio non può essere bloccata in questo turno. Esatto. Quindi, e questo vale solo per il giocatore che ha rollato Chaos. Esatto. Isola di Turri, Ir, le magie che creatura costano 2 meno per essere lanciate. Quando rolli Chaos, si diffonde il Caos. Rivela le prime 3 carte del tuo Grimorio. Aggiungi nella tua mano, no, aggiungi alla tua mano tutte le carte creature arrivate in questo modo e metti le altre nel tuo cimitero. Sokenzan, le Kamdawa. creature prendono più o più, una non rapita. Quando si diffonde il caos, stappa tutte le creature che hanno attaccato in questo turno. Se ha una fase principale, c'è una fase di combattimento addizionale. Dopo questa fase seguita da una fase principale addizionale, Bello. giungla di truga. Tutte le terre hanno tappa giù di qualsiasi colore. Quando si diffonde il caos, vedi le prime tre carte del tuo gremorio, aggiungi la tua mano tutte le carte a terra. Arrivate in questo modo, metti le altre in fondo al tuo gremorio in ordine casuale, metti giara. Quando viaggi tra i piani fino a liggiare all'inizio del tuo mantenimento, crea una pedina polimorfo 2 2 blu con cangiante. Quando si diffonde il caos, scegli un tipo di creatura metti un più un più uno su ogni creatura del tipo scelto che controlli. Paliano di fiora, quando una più creatura che controlli fa un dando a come tiento un giocatore, se nessuno è il monarca, tu diventi il monarca. Quando si diffonde il caos, crea un assassino 1 1 nero con tocco letale e rapidità. Insign di Kride, quando viaggi tra i piani fino a Inishen e all'inizio del tuo mantenimento macina tre carte. Quando viaggi tra i piani da Inishen ogni giocatore rimette sul campo di battaglia tappate tutte le carte terra dal proprio cimitero. Mm, bello. Quando si diffonde il caos e prendi in mano una carta terra dal tuo cimitero. Bello. Una carta? Terra. Non terra. Ah, non terra, scusate. La Caldaia di Capenna, le magie e creature che lanci dalla tua mano hanno Blitz 3, buono. Buono, buono. Ogni volta si diffonde il caos, prendi in mano una carta creatura bersaglio dal tuo cimitero. Ugnaro, Zalfir. All'inizio della tua sottofase finale, se hai viaggiato tra i piani fino a Uniaro in questo turno, stappa tutte le creature. Scompaiono finché un giocatore non viaggia tra i piani. Eh. Quando si diffonde il caos, crea due cavalieri bianchi e blu, con due-due ca con cautela. Questi sono i piani. Adesso, la cosa che non ho capito è se sono, eh, diciamo, a slot fissi, in tutti i 5 Commander o se eh, variano tra tanti, sicuramente so che alcune sono ristampe tipo Sokazen, so c'era già, eh, mentre invece per dire al 100% eh, la caldaia di Capenna, no, perché Capenna è un piano nuovo che eh, non era non impossibile, non, era. non esisteva quando hanno fatto eh, gli ultimi cheese diciamo. Noi abbiamo, abbiamo tutti i piani che c'erano fino a questi degli antologi quindi. Allora, Elenda e Azor, quella che ho trovato qui. E quella che dovrebbe esserci qua, esatto. Valduk, Keeper of the Flame. Che schifo! <ride> che schifo! <ride> Già. Oh, andiamo a vedere il mazzo rapidamente. Comunque, questi commander che sono pieni di roba mi piacciono. Polimorfi, assassini, monarca, cavalieri umani, Mani. cavalieri zombie. Cavalieri zombie, soldati, cavalieri vampiri, spiritelli, ci sta. mazzo cavalieri, devono esserci i cavalieri. Sidar Jabari di Zalfir, costa 4, di cui 3 colori Espel. Ha preminenza, ogni volta attacchi con uno o più cavalieri, se Sidar Jabari è nella tua zona di comando o nel campo di battaglia, pesca, poi scarta. Volante, attacco improvviso. Ogni volta Sidar Jabari infligge danno a combattimento a un giocatore. Rimetti sul campo di battaglia una creatura cavaliere bersaglio dal tuo cimitero. Quindi. Un tribale cavalieri Esper che anche, diciamo, potrebbe anche essere atipico, visto uh -huh. che devi attaccare per i colori Esper, quindi anche potenzialmente un agro controlloso. Eh, sicuramente non sarà malvagio. ecco qui: Elenda e Azor, quindi ce l'abbiamo in tutte le, le salse. Esatto. Questo è allora, Cavalleria di Sanguatrice. Costa 3, 2, 3. Minacciare legame vitale. Cavaliere vampiro. Ogni volta un cavaliere che, fa, eh, che controlli fa danno da comatino a un giocatore. Metti un più uno più uno su quella creatura e crei un sangue. Buono. Elisir Dicore. Questa la togliamo, che non ci serve. Artefatto costo 4. Se stai per tirare uno più dadi planari, tira invece altrettanti dadi planari più uno e ignora uno dei due risultati. Ha cioè, fatto apposta per giocare con i, plani, con i piani. Ha fatto apposta per giocare con i piani. E. Questa cosa ci, ci può stare. Ci può stare che ci sia una carta che incentiva l'utilizzo, loro utilizzo. Sì, che comunque, nel senso, è utile anche senza, perché a costo 4 tappa aggiungi due in colori. Ah, sì. Ci sta, Messaggera degli zoccoli, Costa 4-3 cavalierato. Questa creatura non può essere bloccata, tranne la creatura con cavalierato. Quindi, giustamente, se sono. A cavallo, gli altri cavalieri che controlli hanno cavalierato, quindi in sostanza diventano imbloccabili perché chi è che ha cavalierato in altri mazzi? Eh, esatto. Langiera di Teven costa 5, 5, 5. Minacciarmi, colta un cavaliere non pedina che controlli, muore. Ogni avversario perde una vita e tu peschi una carta. Però. Buono. Alleanza cavalleresca, costa 2, incantesimo, colta attacchi con 2 o più creature e pesca una carta. Tappa 2, scarta 1, crea una pedina cavaliere, 2-2 bianca e blu con cautela. Mm. Cammino dell'enigma costa 5 stregoneria. Un giocatore bersaglio pesca 4 carte. Volontà dei Planeswalker: a partire da te, ogni giocatore vota per viaggiare tra i piani o per il caos. Se viaggiare tra i piani ottiene più voti, viaggia tra i piani. Se il caos ottiene più voti e il voto è un pareggio, si diffonde il caos. Ah, quindi sempre una carta che può essere utile perché ci fa pescare 4 carte a costo 5, non è poco. E in più, c'è se giochi con i piani, c'è anche l'effettino esatto. in più. Cavaliera Marina di Vodalia, costa 4 tra 3. Ogni colta peschi una carta, metti un più uno più uno su ogni altro tritone o cavaliere che controlli. Buono. Manto dell'Evocatore, costa 2. La creatura equipaggiata più, prende più uno più uno e ha cautela, equipaggia ad uno. Ogni col volta la creatura equipaggiata attacca, guardi le prime 6 carte del tuo Grimorio. Puoi rivelare una carta scelta tra esse, che condivide un tipo di creatura con quella creatura, e aggiungerla a tua mano. Metti le altre in fondo al tuo Grimorio in ordine casuale. Mm -hmm. <coughs> giudice eterico 4-4 costa 5 volare tappa 3 e lei di cui un bianco e un nero distrugge una creatura un incantesimo tappa 3 di cui un blu stappa il giudice eterico quindi mm, okay. carino eroina di rifugio delle lame costa 4 3-4 con grido di guerra ogni volta questa creatura attacca ogni altra creatura attaccante prende più 1 più 0 fino alla fine del turno okay. ogni volta l'eroina attacca mm. crea due pedine soldato 1-1 bianche tappate e attaccanti forza. ci sta vona macellaia di magan costa 5 4-4 cautela legame vitale tappa la paga 7 vite distruggi un permanente non terra bersaglio attiva solo durante il tuo turno Beh, vona ci sta contendente acclamata costa 3 1 3, 3. Quando entra nel campo di battaglia, se controlli un altro cavaliere, guarda le prime 5 carte del tuo grimorio, puoi rivelare una carta cavaliere, aura, equipaggiamento o artefatto leggendario scelta tra esse aggiungerla alla mano, metti l'altra in fondo. Adelink, atara splendente, costa 3 e un x4, cautela, la sua forza è pari al numero di creature che controlliamo. Quando attacca, per ogni avversario, crea un umano 1-1 un bianco tappato che attacca quel giocatore o un playswalker che controlla. Ariel, cavaliere di Wingrace, costa 4, 4, 4, cautela. Tappa 3, lei di cui un bianco, crea una, un cavaliere 2, 2 bianco con cautela. Tappa nero, lei e Tappa X, cavalieri stappati che controlli, distrugge una creatura avversario con forza pari o inferiore a X. Ci sta. Estuario soffocato, entra nel campo di battaglia, se rivedi isola o palude, entra stappato. Buono, fruttetto esotico, ci sta. Distrugge, distrugge i potenti costa 5, stragoniera distruggi tutte le creature con forza superiore alla forza di una creatura bersaglio, Ok. valida Akon, flagello di Stromgald, costa okay. 3 tra 3, puoi lanciare Akon dal tuo cimitero ma non da qualsiasi altra zona, ah ok quindi deve essere per forza il cimitero fin tanto che Akon è sul campo di battaglia puoi lanciare magia e cavaliere dal tuo cimitero quando muore perdi 2 punti vita, ci sta comunque scartando col comandante uh -huh. una carta che va al cimitero è utile Yosu Josuves, Cavaliere Lich, costa 4-4-5 se lo paghiamo 10 col potenziamento lui ha sempre comunque minacciare se è entrato potenziato creiamo 8 Cavalieri Zombie 2-2 neri con minacciare mm. quindi okay. molto molto buono potenziarlo Cavaliere esemplare costa 3-1-2-2 attacco improvviso le altre creature Cavaliere che controlli prendono più 1-1 e più 1, hanno indistruttibile mm. molto forte Cavaliere dell'Orchidea Bianca costa 2 bianchi, attacco improvviso 2-2 quando entra nel campo di battaglia, se un avversario ha più terra di te, puoi passare il gr grimorio per una pianura e metterla sul campo di battaglia e rimescolare. Stappata naturalmente la pianura. O tappata se è una terra col doppio tipo. O in base al come entra. Carica di cavalieri costa 3 incantesimo. Ogni volta un cavaliere che controlli attacca ogni avversario perde una vita e tu guadagni una vita. Paga 8 di cui bianco e nero, sacrifica la carica, rimetti sul campo di battaglia tutte le carte cavaliere dal tuo cimitero. Vero. Alfiere di Liliana, costa 3, 1, 3, 1. Lampo, quando entra pesca X carte dove X è il numero di creature che sono morte sotto il tuo controllo in questo turno. Ok. Buono. Maglio delle Enclavi Celesti, costa 3, equipaggia AC, A4. Quando entra lo assegna a una creatura, la creatura prende più 2, più 2, volare e attacco improvviso. Mica male. Per picchiare va bene. Mettitore di Mezzanotte, costa 3, 3, 2. Ogni volta una creatura non pedina che controlli muore, il mettitore ti fa un danno e ti fa pescare una carta. Il ecco, cantomicile ci sta buono, allora, la puoi lanciare come istantaneo all'avventura. Spacchi creatura o Prince Walker e perdi 2 vite a costo 3. E poi dall'avventura o dalla mano è un 2-3 con legame vitale. Che quando muore la metti in fondo al Grimorio Verità dolorose. Costa 3 Convergenza. Peschi X carte e perdi X vite. dove X è il numero di colori spesi per lanciare le verità. Città portuale. Entra tappata a meno che non rivedi pianura o isola. Quando la giochi. Accidenti. ruscello della prateria, questa è una pianura isola. Entra nel campo di battaglia tappata, a meno che non controlli due o più terre base. Promessa di lealtà, costa 5. Ogni giocatore mette un segnalino giuramento su una creatura che controlla e sacrifica le altre. Ognuna di quelle creature non può attaccare te e o i planeswalker che controlli fin tanto che ha un segnalino giuramento. Bello. Ottimo, ottimo. Attingerà al domani, costa x e 2 blu perché scarta e poi scarta 1. In Intreccio ombra luce, quando entra nel campo di battaglia, puoi rivelare pianura o palude, se non lo fai entra tappato. Spada dei sigilli di Veleron, costa 3, equipaggia 3. La creatura equipaggiata prende più 2 più 0 a cautela ed è un cavaliere in aggiunta ai suoi altri tipi. Quando attacca, crea un cavaliere 2-2 bianco con cautela attaccante. Squadrone di Alargento costa 6. Volante cautela. La sua forza e costituzione sono pari al numero di creature che controlli. Quando attacca, crea un numero di pedine e cavaliere 2-2 bianche. Con cautela, pari al numero di avversari che hai. Molto forte. Con che infossate entra nel campo di battaglia tappata a meno che non controlli due più terre base. Tempo di inganno. Sempre tempo di illuminazione, sempre forte, di i tre tempi ci vanno sempre. È temporale bella. Costa 5, fai tornare una creatura che controlli in mano al suo proprietario, poi distruggi tutte le creature. Ci sta. Formazione indissolubile. Le creature che controlli hanno indistruttibile fino alla fine del turno. Se lanciata nella tua fase principale, metti un più uno più uno su ognuna di quelle creature e hanno cautela. Quindi, ci Bello. sta per dare una bella mazzata in faccia. Costa 4 un 3-4. Gli altri cavalieri prendono più uno più uno. Tappando 5, i cavalieri che controlli hanno doppio attacco fino alla fine del turno. È eh, eh, eh. interessante. Vessillo del Trionfatore costa 5. Quando entra scegli un tipo di creatura. Le creature del tipo scelto sono più uno più uno. Quando lanci una creatura del tipo scelto, peschi. Cavaliere Degna costa 2 a 1/2. -2. Quando lanci una magia cavaliere, crea una pedina umana 1/1 -1 bianca. Vabbè, mm -hmm. ci sta. Acquitrino Bujuca entra tappato. il cimitero di un giocatore. Torre di comando, Sfera del comandante. Melodia lontana, Uh, bella, costa 4, stregoneria, scegli un tipo di creatura, pesca una carta per ogni permanente che controlli del tipo scelto. Mm. Distant melody. Terre selvagge, pietra del potere spezzata, costa 2, tappa aggiunge in colore, oppure tappa tira un dado planare, attiva solo come stregoneria. Okay. Carina, carina. Sigillo orzo, Ancestrale, trale, leggere, leggere le ossa, ossa bello, profetizzi 2, peschi 2 perdi di 2, costa 3. Maestro della spada invaghito. Allora, può partire all'avventura a costo 1 come stregoneria. Guadagni X vite e ogni avversario perde X vite, 2x numero di cavalieri che controlli. Mm? E 2-1 da vita. Cavaliere forte. Distesa terramorfica. brughiera florida. Quella che quando entra, sceglie tipo di. Scegli un colore e aggiunge bianco a quel colore. Valide. Stesso per l'isola, okay. stesso per la landa. Santuario arcano. arcano trioma sigillo tappato, sigillo, arcano. Avard. Arvad il maledetto costa 5-3-3. Tocco le tale legame vitale. Le, le altre creature leggendarie che controlli prendono più 2 più 2. Okay. Cavaliere defunto costa 2 contro 2 2 Ogni colta un'altra creatura entra nel campo di battaglia sotto il tuo controllo. Ogni avversario perde un punto vita. Bello. Eh sì. Descintillazione costa 2, esilia un permanente bersaglio con valore di mana pari o superiore a 4, come instant è molto forte. Ferro aggiunge un colore di terra pronta dagli avversari. Oh, costa 3 istantaneo, peschi una carta e perdi una vita. E, e un poi qualità, un unuto con costa 1. Cordardo, fortissimo. L'ultimo respiro 7, 4/4 tappa 3 sacrifica un'altra creatura non pedina crea una pedina spirito 1 bianca e nera con volare e ha al di là 3 mm. ok cavalieri della rosa nera costa 5 è un 4 4 quando entrano diventi il monarca quando un avversario diventa il monarca se eri il monarca all'inizio del tuo turno no se eri il monarca all'inizio del turno quel giocatore perde 2 punti vita e tu guadagni 2 vita forte mm -hmm. sicuramente ci sta passaggio delle miriadi ok ordine della mezzanotte costa 2 riprendi in mano una carta creatura bersaglio al tuo cimitero e poi a 2 ha un 2-2 volante che non può bloccare ok sentiero dell'esilio molto forte ritornare in polvere anche nello solare bene la spada sì, è pieno di carte forti in questo mazzo eh sì. Sire Eleonora l'avveduta, veduta costa 5 è un x4 la sua forza è per il numero di carte nella tua mano. Quando entra peschi una carta. Le magie che i tuoi avversari lanciano e bersagliano Sir e Lenora costano due in più per essere lanciate, quindi hai G da 2 in sostanza. Mm -hmm. Sir Conrad, il lugubre, costa 5 e 5 e 4. Ogni volta un'altra creatura muore, una carta creatura viene messa... Ogni volta una creatura muore, virgola. Una carta creatura viene messa in un cimitero da una zona diversa dal campo di battaglia, o una carta creatura lascia il cimitero. si ricorda di infligge un danno a ogni avversario forte, perché sì, quando esatto, scarti. Scarti e poi rianimi. Eh, tappa di ogni giocatore macina una carta. Forte. Il tempo è la fasulla. Comandante della landa Ma le terre base ci sono tante terre doppie, però. Comandante della landa d'inverno. Costa 2 a un 2x. Tocco letale. La costituzione del comandante appare il numero di cavalieri che controlli. Ogni volta il comandante attacca, un altro cavaliere che controlli è indistruttibile fino a fine del Beh, turno. Non buono. Strobu Cavaliera di Xerex costa 3, Volante cautela 2-2, tappala. Crea una, una pedina creatura cavaliere 2-2, bianca e blu con cautela, attiva solo se hai lanciato 2 più magie in questo turno. Mm. Ecco, le tue amate. Terre, terre base. base che ci sono, non sono tantissime, perché ci sono un sacco di terre doppie. Eh già, sembra so, ben equilibrato. Sembra un mazzo fatto bene. Non sembra fortissimo. però bisogna provarlo. Perché il comandante è tanta roba, perché con preminenza scarti, peschi, eh fa roba già. quando tutto va al cimitero. Insomma, direi buono. che buono il mazzo, ottimo il prodotto, perché quando c'è roba aggiuntiva. ciccia e aggiuntiva, noi siamo sempre contenti. Già. Niente, dall'antimetta è tutto, al prossimo video!